I facchini della Carrefour tornano ad incrociare le braccia dopo mesi dalle ultime clamorose proteste sfociate, come noto, nella manifestazione che dai magazzini di Chignolo Po si era spostata all'interno del centro commerciale di Pavia. Nella logistica di Chignolo lavorano oggi circa 70 persone, per la maggior parte immigrati, associati alla cooperativa 070 che fa parte del consorzio CISA. Riuniti sotto le insegne del sindacato di base USB, i lavoratori presentano alla COP una serie di rivendicazioni come l'applicazione del contratto nazionale con il pagamento di tutti gli istituti contrattuali al 100%, oltre alla possibilità di sedersi al tavolo delle trattative, cosa che finora, come ha riferito il sindacalista Alaa Nasser, non avviene nonostante le reiterate richieste. Questa cooperativa non paga gli istituti contrattuali sanciti per il contratto collettivo nazionale della logistica ai lavoratori al 100%, significa che non li pagano la tredicesima correttamente, la quattordicesima, la malattia, non li pagano al 100%, non li pagano il buono pasto, non li vogliono assolutamente riconoscere nulla dei loro diritti, pretendono solo produttività, pretendono solo lavoro e non vogliono assolutamente riconoscere a questi lavoratori questo lavoro faticoso, questo lavoro usurante. Addirittura uno dei lavoratori che ha letteralmente spaccato la schiena in questo magazzino lavora da 16 anni, lì è caduta una lavatrice sulla schiena. Una persona che vive con la morfina e con gli antidoloranti e antidolorifici pesantissimi, cosa fanno? Loro lo licenziano nonostante che il suo periodo di comporto non è stato superato e l'hanno calcolato male. Rimarremo qua, chiederemo un incontro alla prefettura e oggi stesso vogliamo firmare un accordo che questa farsa, che questa sceneggiata finisca.